Se c'è una cosa che piace di più a noi nerd di una presentazione ufficiale di Nvidia delle sue nuove schede grafiche, sono bensì le RTX 3000 versione custom. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come detto prima andiamo a vedere un pochettino le versioni custom dell'RTX 3000. Alcune di queste sono state effettivamente leakate qualche settimana fa, qualche giorno prima della presentazione, ma a quanto pare dopo la presentazione di ieri sono state rese ufficiali e sono bellissime, davvero molto molto belle. Prima di andarle a vedere, vi consiglio però di mettere mi piace, di iscrivervi, di cliccare sulla campanella, così da poter vedere altre notizie, così da poter vedere effettivamente un upgrade a questo PC. E ditemi poi un'altra cosa, come vi sembra la qualità video? Perché ho collegato il nuovo Elgato Cam Link, credo che comunque si veda abbastanza bene. Va bene, andiamo subito a vedere queste nuove schede grafiche. Allora, partiamo subito. Innanzitutto il cambio di inquadratura è molto molto figo. Ciao belli. Partiamo subito con EVGA. EVGA, uno dei partner storici di Nvidia, ha sempre consegnato un bel po' di modelli per le varie fasce di prezzo, ecco. Abbiamo comunque qui sulla pagina ufficiale, linko comunque tutto quanto in descrizione. Abbiamo i modelli per la 3090, per la 3080 che già sono di meno, e la 3070. Allora, la 3090, chiedo scusa, potrà godere della Kingpin, ovviamente potrà godere della Kingpin, la prescelta da casa EVGA per l'overclocking. Infatti ricordiamo che le Kingpin hanno il die migliore, la GPU, il processore grafico migliore per quanto riguarda l'overclocking rispetto alle altre schede grafiche, e sarà un design ibrido. Possiamo vedere qualcosa? No, queste qui sono altre. Avrà un design ibrido, come possiamo vedere da qui praticamente. Avrà i tubi per il raffreddamento a liquido e il raffreddamento ad aria. Quindi costerà anche un bel po'. Ci avviciniamo, secondo me, intorno ai 2000 euro. La Hydro Copper è semplicemente per le build che saranno praticamente raffreddate a liquido con un sistema a raffreddamento a liquido custom, però attenzione. Nulla vieta comunque di inserire un loop di terze parti che comunque può essere utilizzato solamente per la scheda grafica. La Hybrid, molto simile alla Kingpin, può darsi che però non abbia le stesse GPU in grado di overclockare in maniera così alta come le Kingpin. Anche questa qui, raffreddamento a liquido e raffreddamento ad aria. La Ford The Winner 3, classico sistema di raffreddamento a tre ventole di EVGA, e secondo me la differenza tra la Ford Winner 3 e la XC3 sarà, a parte la grandezza, perché la Ford Winner 3 si vede molto più massiccia, ci saranno i LED e la XC3 sarà più piccolina fondamentalmente, non ci saranno i LED, e secondo me ci sarà anche una scelta migliore per quanto riguarda le GPU da inserire. La 3080 invece avrà semplicemente la Hydro Copper, la Hybrid, la Ford Winner 3 e la XC3. Cosa ci fa capire? Che solamente la 3090 sarà prodotta per quanto riguarda la serie Kingpin. Cosa molto interessante, se volete il meglio del meglio dovete sborsare tanti denari. La RTX 3070 invece, la consumer, la regina della fascia medio-alta, avrà semplicemente la Ford Winner 3 e la XC3. Sì, fondamentalmente per VGA questi qui sono i modelli, e quella che ha sfornato per ora più modelli più interessanti. Andiamo adesso a vedere MSI cosa ci presenta. Se andate effettivamente sulla pagina di MSI, io ricordo sempre, tutto questo sarà linkato in descrizione, ha una bella schiera di schede grafiche. Fondamentalmente i modelli saranno tre, con versioni overclockate e versioni non overclockate. Ci sarà la Gaming X Trio, la Gaming Trio normale. Questo per la 3090 e la 3080, quindi Gaming X Trio normale e Gaming Trio liscia. Anche per la 3070, cosa sto dicendo? Eccola qui. Abbiamo appunto la Gaming X Trio e la Gaming Trio, probabilmente per chi vuole overclockare una 3070, altrimenti per chi la vuole lasciare un pochettino più blanda, abbiamo anche una 3070 Ventus 2X OC o la Ventus 2X normale. Diciamo che
MSI non è proprio chiarissima per quanto riguarda i vari modelli, ma ok, state attenti alla versione O5, costerà qualcosina in più, ma forse riesce a... avrà un overclock di fabbrica sicuramente, forse sarà anche più propensa all'overclocking normale. Abbiamo poi la Ventus 3X, senza fronzoli, senza troppi LED e altre cose, avremo il modello 3X e 3XOC per la 3090, per la 3080 e per la 3070. Queste qui saranno sicuramente PCB fatti su misura per questi sistemi di raffreddamento, e sicuramente sarà effettivamente effettuato forse un overclock di fabbrica da parte di MSI, ma credo sia il minimo effettivamente. Queste schede probabilmente andranno a costare anche di più. Ricordate la stupidaggine che praticamente si diceva che le Founders Edition costano 100 euro in più, invece le schede dei partner costeranno 100 euro, 100 dollari in meno? Non è proprio così, questa cosa l'hanno già detta con la serie 1000, con la serie 2000, non è mai stato così, anzi le serie di terze parti sono sempre state un pochettino più costose, appunto per l'overclock che era stato applicato. Allora, andiamo adesso a vedere Asus. Asus presenta fondamentalmente tre modelli. La Strix, eccola qui. Strix, molto molto bella, sempre tripla ventola, sicuramente frequenze più alte. Ah, cosa che non ho detto, tutta la serie 3000 supporterà la porta PCI Express 4.0, quindi vabbè, tanta roba. Ecco qui una bella visione, ma questa foto già girava qualche settimana fa sul web. Molto molto bella comunque, sarà bella grossa, secondo me andrà a occupare anche questa qui tre slot. Il design posteriore non è che mi faccia impazzire, questo era un design che già fu utilizzato per la 980 Ti all'epoca, non mi piace assolutamente questa corporazione, è bruttissima. Va bene, guardate qua, tre connettori da 8 pin, la Strix sarà un mostro per quanto riguarda il consumo energetico. Ma ovviamente l'overclock sarà molto più soddisfacente. Abbiamo poi la TUF, quella per i giocatori, senza troppi fronzoli, a parte qualche leddino qua, sempre tripla ventola, e da qua si vede un doppio connettore a 8 pin. Probabilmente questi due modelli saranno per la 380 e per la 390. Infatti, guardate che strana la soluzione che ha scelto comunque Asus, questo fatto di avere molta zona scoperta, dove ci sono semplicemente gli heatsink e le lamelle per dissipare, e la parte dove c'è appunto la GPU totalmente scoperta per favorire una fruizione migliore dell'aria, un afflusso migliore dell'aria, sì, in italiano. E abbiamo poi la Dual per la 3070, sempre doppio pin da 8, doppio connettore da 8 pin, appunto per permettere dell'overclock. Qua possiamo vedere DisplayPort, DisplayPort, HDMI, DisplayPort, quindi due HDMI e tre porte DisplayPort per un setup a più monitor, molto molto carino. Ragazzi, se avete un alimentatore effettivamente da 650 watt, è il momento giusto per cambiarlo se volete prendere una bestiolina di queste. Se la 3090 riesce a succhiare 350 watt di potenza, qua secondo me cominciamo a salire, siamo sui 360-380. E se la spingiamo in overclock, vabbè. Poi abbiamo Gigabyte, o Gigabyte per dirlo all'inglese o all'italiana. Gigabyte offre semplicemente modelli per la 390 e per la 380. Abbiamo la Extreme 24G, la Aorus Master 24G, la Gaming OC 24G e la Eagle OC 24G per la 390. Ovviamente stessi nomi, meno RAM per la 380. Se noi andiamo ad aprire, effettivamente andiamo a cliccare su una di queste schede, qui che bello, vi fa vedere praticamente il sistema di dissipazione, le ventole che girano in maniera alternata, appunto. Le schede di terze parti hanno oh bello, qui c'è anche il LED che vi fa vedere, lo schermino che vi fa vedere la temperatura, questo è molto molto figo, non l'avevo notato prima. La parte finale del retro della scheda è aperta praticamente, quindi questa cosa mi fa pensare che queste schede riscalderanno un bel po'.
Ma con tanta potenza effettivamente, sì, ok, mamma mia che placca di rame, porca miseria. Fondamentalmente questo qui è il design che ha scelto Gigabyte, se andiamo ad aprirne un'altra, a parte queste qui, la Eagle OC e la Gaming OC sono senza LED fondamentalmente. No, c'è un piccolo LED sulla Gaming OC, perché appunto deve essere gaming, perché i LED aumentano le prestazioni, qui cominciano a girare le ventole, i LED fanno aumentare le prestazioni del 20%, questo lo sappiamo, ecco perché il mio PC è pieno di LED, per essere sempre competitivo in ogni singolo gioco. Sì, retro aperto, classico. No, bello qui. Guardate qui. I LED qui ovviamente potrei scegliere se fa colore statico. Prendiamone uno a caso. Flash. Ciclo colore. Va bene. E fondamentalmente questo qua. Credo che comunque la Eagle OC sia senza fronzoli, sia bella liscia. Nel senso che non ha LED. Se solo caricasse la pagina. Grazie. C'ha pure LED. Pure questa c'è LED. E qual è la differenza allora? La differenza... Chiedo scusa. Sarà evidentemente nel clock. Perché se i primi due modelli, che sicuramente costeranno di più, costano di più appunto, sarà evidentemente non per il sistema di raffreddamento diverso, anche quello, ma perché gli è stato applicato un overclock di fabbrica e quindi avranno bisogno di più raffreddamento. Va bene, basta parlare di Gigabyte, andiamo a Zotac. Ah, ero già entrato qui. Zotac presenta due modelli uguali per la 380, per la 390, cioè la Trinity. E per la 380, se solo caricasse questa pagina, appunto Trinity. E per la 370 presenta la Twin, come si chiamava? Twin qualcosa. Se solo caricassi. Ragazzi, il sito purtroppo deve essere intasato in questi minuti. Immaginate quanto scalpore, appunto, errore. Immaginate quanto scalpore sono riusciti a creare questa Costa serie 3000. Ecco qua, la Twin Edge. Perfetto, la Twin Edge è quella più interessante delle tre. Perché dalle specifiche tecniche qui sotto vediamo che sarà lunga 23 cm, 24 cm, 23,9 fondamentalmente. Interessante perché significa che potrà entrare anche in case molto molto piccoli, ma questo ci fa capire un'altra cosa, e cioè che solo la 3070 sarà in grado di poter avere un sistema di raffreddamento a due ventole, perché appunto consumerà meno potenza, sarà meno veloce e beh, effettivamente ci vorrà meno potenza di raffreddamento e potrà entrare in case più piccoli. La 3080 e la 3090, che ve lo dico a fare, hanno praticamente la Trinity che sarà enorme, classico modello di Zotac. Zotac negli anni ha rivisto molto il design. Per la serie 900 ricordo che la Zotac era una delle migliori per quanto riguarda il raffreddamento della GPU, però era una delle peggiori per quanto riguarda la rumorosità, infatti veniva paragonata a un trattore. Guardate praticamente la 3080, 32 cm. Non è male effettivamente, con i nuovi case che ci sono non dovremmo avere problemi a farla entrare comunque. Bella, bella, bella. E adesso Gainward è sempre stata una compagnia che ha tenuto i prezzi molto molto bassi rispetto alla concorrenza, perché se praticamente usciva la 980, quando uscì la 980, la Gainward riuscì a lanciare una 980 di pochissimo superiore alla versione, no, la Founders Edition, alla versione stock, diciamo, alla versione di Nvidia. Se quella uscì a 550 euro, ricordo che Gameworld la mise sul mercato intorno ai 570, con tanto di overclock, PCB su misura, fasi di alimentazione diverse, quindi era davvero davvero un ottimo affare prendere una di quelle. Allora, abbiamo la versione Phoenix GS, la versione Phoenix liscia, per la 390 e stessa cosa per la 380. Il boost clock è interessante qua, bisogna andare a vederlo. Allora, in pratica, la versione Phoenix normale avrà il boost clock di base della versione Founders, la GS invece avrà un clock effettivamente più alto. Semplicemente questo, soluzione a tre ventole perché, come appunto si presupponeva, queste GPU scalderanno un bel po' per poter esprimere tutta quella potenza. Questa però è bella. Sincero, questa mi piace. Mi piace molto rispetto alle altre.
Non che il design della Founders Edition sia brutto, è assolutamente, a me piace molto, però il fatto di avere un raffreddamento classico e tutta quella potenza, dovremmo vedere effettivamente il prezzo di... il prezzo finale di queste schede di terze parti, però bella pure la scatola, davvero molto molto carina. Ok ragazzi, che dire, io ripeto, mettete mi piace, accendete la campanella, non si dice accendere la campanella, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale, perché nei prossimi giorni ne vedremo delle belle effettivamente. Spero davvero che questa serie 3000 prometta quello che c'è stato mostrato nella conferenza di ieri. Ma queste schede di terze parti effettivamente hanno davvero, secondo me, il sistema di raffreddamento adatto per far salire molto di più il clock e quindi dare prestazioni addirittura aggiuntive in gioco. Detto ciò, vi ringrazio per aver guardato il video. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. E ciao belli!